Oggi parliamo del futuro del cinema qui a Mola di Bari e faremo vedere delle cose che sono il nuovo modo di girare cinema, mezzi digitali, mezzi stereoscopici, quindi faremo vedere anche un nuovo modo di fruire il cinema e mostreremo molte tecnologie dal vivo, ci sono degli ospiti internazionali e spiegheranno anche ognuno di queste discipline. Ma partecipare a questo progetto è una delle cose più belle da quando abbiamo aperto il Galleria, sicuramente un'esperienza fantastica, vedere poi tutta questa affluenza, insomma, veramente mancava una manifestazione del genere. Ottimo riproporre i maestri in questo senso, ma i maestri ancora partendo proprio dal bianco e nero, secondo noi, e del cinema muto, e che hanno veramente detto tanto, e spesso i ragazzi non le conoscono, cioè a me capita di vedere tanto cinema e poi di dire ma questo Metropolis l'aveva già detto, questo, ecco, e mi farebbe piacere che i ragazzi davvero avessero un contatto forte con questo tipo di cinema. Proporre i film dell'anno passato e invece devo dire che proprio quello è alla fine il punto di forza, tantissima gente che non ha visto i film appunto sta tornando e li sta vedendo per la prima volta. E quindi questa idea di parlare di cinema italiano non solo all'insegna, anche sotto la minaccia dell'attualità dei film che escono, a provare a fare una riflessione su chi lavora nel cinema, su certi lavori che magari sono passati e di cui ci si è dimenticati, mi sembra un'eccellente occasione, anche perché per noi registi credo non è poi così semplice né facile né scontato parlare dei film fuori dal contesto mediatico. Credo che sia meritorio perché si porta il cinema in aree, e non è solo questa, naturalmente, cosiddette decentrate. Insomma, io ho sempre sostenuto che il cinema dovrebbe toccare le regioni italiane. Non si capisce per quale motivo ci debba essere questa centralità romana. Lui deve poter fare questo lavoro se ritiene di essere attrezzato per farlo nella sua città, nella sua regione, insomma, e credo che questo tipo di festival è veramente meritorio da questo punto di vista. Fa piacere, era ora. No, vabbè, è il primo anno che c'è questo festival. Bene, benissimo. Tagliato la testa al toro, Picasso, che ha detto l'arte non è mai casta, se lo è non è arte. E basta. Vieni qui, ecco. Vuoi dire la tua? Non mi voleva all'intervista insieme a lui, perché pensa di essere più interessante, ma diteglielo che non è vero. Ecco, capito, che l'ho detto. Rapporto tra cinema d'autore e televisione, cosa pensi del cinema d'autore e della televisione e se riesci, secondo te, a vederli in un ipotetico futuro della tua carriera insieme in una strada comune? Si possono condividere, diciamo che Poi per me è il mio primo film, non l'ha visto nessuno, perché un'anteprima veramente non l'ha visto nessuno, cioè l'ha visto parte della troupe premontato, no, in moviola, così, quindi stasera proprio c'ho una certa tensione, quindi sinceramente oltre a pensare al festival sto pure contattato con questa aspettativa di vederlo proiettato col pubblico. Sì.
finito? Ti pare anche un reality questo? Questa cosa, basta! Non lo so, il grande fratello, vai, capito?